com'è cambiato il quartiere di Mulino Becciu in questi ultimi 5 anni di amministrazione? Beh, credo che sia cambiato in meglio. L'amministrazione ha investito 20 milioni di euro. Qua siamo a un parco, lo stiamo dedicando ai bambini. Credo che mancasse anche questo spazio e finalmente sarà dedicato, come vedete, all'asilo qua dell'infanzia, quindi sarà dedicato ai bambini, non solo ai bambini, c'è uno spazio per i cani, c'è uno spazio per gli orti urbani, c'è uno spazio per i bambini, quindi credo che la vivibilità e soprattutto anche chi paga più tasse, perché a Mulino Becciu si pagano più tasse, debba avere allo stesso tempo gli stessi servizi. Non solo questo, il quartiere è dotato di LED, tutti i sottoservizi li stiamo completando. Stiamo intervenendo sulle scuole, abbiamo riaperto tutte le 3 scuole, una non era agibile, l'abbiamo riaperta, che è la Rotonda, l'altra di via Beato Angelico mancava la mensa, i bambini adesso possono usufruire anche della mensa. In più grandi interventi saranno fatti sulla viabilità, sulla 554, un progetto di 5 milioni di euro con tante rotonde per permettere non solo ai cittadini ma soprattutto, immagino, alle ambulanze, visto che abbiamo gli ospedali più grandi della Sardegna, possono portare direttamente quel malato che ha bisogno di tempestività per arrivare ad essere soccorso.